Da Neng Imbibe Torlune segue il path Distraction, un personaggio 5 stelle, ovviamente dell'elemento Imaginary. A parte questo, lui è un personaggio molto particolare perché la maggior parte del suo danno viene dagli attacchi normali. Attacchi normali che servono in questo caso appunto per fare danno, ma che tu non utilizzi normalmente, nel senso che appunto li devi fare dopo che tu hai utilizzato l'elemental skill più volte, proprio perché a più livelli questa elemental skill, e più la utilizzi, più sprechi, o comunque in questo caso utilizzi punti dell'elemental skill, più vai a power upare essenzialmente il suo attacco normale. A parte questo, riesce a fare sia danno verso single target che anche AoE, insomma in questo caso non tantissima, ma fa AoE verso tre nemici, e anche per questo mi pare di aver letto in rete che è un personaggio veramente molto forte per l'AoE a tre nemici, quindi anche questo bisogna tenerne conto. E poi, insomma, è un personaggio al quale gli possiamo dare diverse build. Vediamo un pochino qualche cosa hanno utilizzato. Ovviamente questa è la sua late con Best in Slot, che va ad aumentare il crit rate, va anche ad aumentare essenzialmente l'attacco e anche l'energy regeneration rate, ed ha un effetto che praticamente appunto ti va ad aumentare queste cose quando tu vai a fare un attacco normale. Poi parliamo un pochino delle traces. Lui è un personaggio che, come ho detto prima, fa tantissimi danni con il basic attack, quindi devi, io immagino, alzare un pochino tutto, perché quando hai un DPS utilizzi tutto del suo kit. Vediamo le reliquie che gli hanno dato. Gli hanno dato essenzialmente Rutilant Arena e Musketeer of the Wild West. Allora, questo set ci sta, questo qua dal set da due pezzi per quanto riguarda le reliquie che puoi farmare essenzialmente nel Simulated Universe. Questo qui invece secondo me è buono, ma volendo puoi utilizzare anche quello che ti dà Imaginary Damage. L'unica cosa negativa di quel set è che devi essenzialmente rompere lo scudo del nemico e quindi imprigionarlo con l'effetto del danno Imaginary. Una volta che hai fatto quello ti dà un botto di danno in più, però appunto devi arrivarci a fare quella cosa lì. Ora, se lo utilizzi in un team non come questo qui, ma un team essenzialmente dove ci vai a mettere anche Natasha, Ting Yun e un personaggio come in questo caso Yukong, ti trovi molto bene perché Yukong non solo va ad aumentare l'attacco e tutto il resto, ma è anche un altro personaggio immagine, quindi ti può aiutare a fare, o meglio in questo caso a rompere lo scudo del nemico e sfruttare questo set. Ok, a parte questo, la build qua di questo personaggio Trial ha essenzialmente la speed di 145 punti, quindi interessante. Il crit rate è 68%, crit damage 82%. E poi a parte questo, break effect 32% e il resto delle statistiche. Non ci interessa qua, Imaginary Damage Boost. Ok, ve lo faccio vedere anche più da vicino, il signorino. Veramente molto bello, eh? A livello di design mi piace molto Old friends, questo meet personaggio. yet again. E ti ripeto, se vi interessa un personaggio DPS, secondo me è un'ottima scelta. Ah, che poi non ho detto nulla per quanto riguarda essenzialmente la Light Con. Qua praticamente, oltre a quella sua Best in Slot, ce n'è un'altra 5 stelle che è totalmente free to play e si può prendere del Simulated Universe ed è molto forte, perché puoi fare la Super Imposition fino al 5, quindi già questo va, insomma, a power uparlo e tutto il resto. Ora, ovviamente dipende se vuoi dedicarti e prendere un personaggio di questo tipo e anche una Lightcon di questo tipo dal Simulated Universe, però insomma, secondo me ne vale la pena. Però quella free to play deve essere S5, ad S1 non worka tanto su di lui. Sì, effettivamente questo è vero, ma infatti quando si consiglia qualcosa che è free to play, si dà sempre per scontato che tu ce l'hai al massimo livello, capito? Proprio perché dato che è accessibile, non viene neanche preso in considerazione il fatto che tu ce l'abbia S1, purtroppo. Però sì, in questi casi puoi andare volendo su altre cose, ma guarda, non mi sento di consigliarti altre Lightcon quando comunque hai questa possibilità, perché alla fine, permettimi, Sciusa, una volta che tu cominci a giocarlo ogni settimana, il Simulated Universe, prima o poi l'avrei abbastanza punti per prendere la singola, poi il Super Imposition e tutto il resto, quindi diamo per scontato che quella è l'opzione migliore per quanto riguarda i 4 stelle di Lightcon e 5 stelle ovviamente la sua. Non che le altre non funzionano, ma diciamo che le puoi adattare anche se non sono best in slot. We're in trouble now. Allora, vediamo un po'. The strength.
Ok, questa è la sua versione dell'attacco normale. Power upata fino al terzo livello, che è anche l'ultimo. Ok, vediamo la sua ultimate, però senza la, fare la, la velocità aumentata. Awaken dormant scales. Delve hidden moon. World cleansing dragon. Per chi se lo stesse chiedendo, il danno che fai con la sua ultimate non è un granché. Cioè, non è che è, non è buono, però il danno appunto che fa, riesce a fare con lui viene principalmente dalla, essenzialmente dalla sua elemental, no scusami, dal suo attacco normale. Quando utilizzi la sua ultimate, guadagni uno stack aggiuntivo di questa squama sacrosancta. E praticamente una volta che tu hai attivato questo effetto, utilizzi un punto abilità in meno quando fai appunto la sua abilità per aumentare, o meglio per trasformare il tuo attacco normale in quello power uppato. Ok, non ci avevo fatto caso. Sì, vedi, in questo caso, vedi, il personaggio ha uno stack, quindi se io dovessi fare la sua elemental, insomma, la sua ultimate in questo caso, mi vado a fare questa robina qua. Proviamo, eh. Vediamo un po'. Vedi, in questo caso funziona così. In questo caso funziona così. Ora, aspetta, voglio giusto provare. Ok, adesso andiamo di ultimate. Vediamo che succede. Vedi, adesso abbiamo tre cosine della passiva. Ok. A thousand wonders to raise. Fight as one. Quindi adesso io provo a fare la sua abilità. 1, 2 e 3. Ah, vedi, ha utilizzato in questo caso tutti e tre gli stack. Quindi il fatto che consuma meno punti abilità dipende da quanti stack aggiuntivi hai. Niente male, eh? Niente male. Ok, non ci avevo fatto caso a questa cosa, però è interessante, perché alla fine lui è un personaggio, purtroppo, che deve fare assolutamente attenzione a quanti punti abilità utilizza, proprio perché, come ho detto prima, ti serve nel party un tipo di personaggio, Harmony in questo caso, che ti va ad aiutare o a velocizzare il suo turno, quindi per guadagnare più, essenzialmente più punti abilità, o comunque che ti aiuta a fare diverse altre cose, a dare dei power up. Anche per questo un team che può funzionare con lui è essenzialmente Danegin, Babitor Lune, Natasha o un altro healer, non per forza lei, un personaggio Harmony e un altro personaggio Harmony. Quindi in questo caso ci puoi mettere Ting Yun, Yukong, o magari ci puoi lasciare Ting Yun e ci metti Welt. Perché è utile Welt da utilizzare con questa versione di Daneng? Perché Welt ti permette appunto di imprigionare i nemici. E se vai a fare questo tipo di playstyle, allora in questo caso devi cambiare la reliquia e non, non metterci questo, ma metterci il set da Imaginary Damage. Ok? Quindi, insomma, è intrigante questo personaggio, dai. Terza multi. Guarda, in questo caso metto quattro dita incrociate. Dai. Mandamela buona, Oivers, dai. Non ti dico di farmi arrivare questo personaggio, ma almeno il 5 stelle, dai. Andiamo? Occhio al ticket. C'è! 5 stelle! Attenzione! Ti ripeto, non mi dare un personaggio che non mi interessa, per favore. Le quattro dita hanno funzionato, vedi? Vedi? Non un personaggio che ho già o che non mi interessa, per favore, dai. Mamma mia! Cioè, abbiamo vinto 50-50! Abbiamo vinto il 50-50! Vabbè. Cioè, ma scusami. Allora, quando vi dicono come bisogna pullare su un gacha, ricordatevi, cioè, la regola delle quattro dita... Quattro dita e si pulla. Così funziona, eh.